Ciao, sono Daniele Robotti e questo qui è il nuovo Super Zoom Super Tele Tamron 150-600 che provo quest'oggi proprio qui sul nostro campo con delle fotografie di interazioni e comportamento del cane. Uno zoom 150-600 naturalmente per chi fa fotografia sportiva o per chi come nel mio caso fa fotografia naturalistica. Quando devi fotografare magari a mano libera, il Tamron ha un grande stabilizzatore a mano libera in ambienti come questi, dove il soggetto parte da una distanza come questa per arrivare fino a distanze molto 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 lontane. Ok, quindi sto scattando con un millesimo, un due millesimo, 5, 6, 8. Questa è praticamente la situazione tipo fotografia sportiva. Come vedete il soggetto è anche molto piccolo e molto distante e vedremo la qualità dei file a 5, 6 e a diaframma 8. Chiaramente tutto quanto praticamente quasi a 600 mm o giù di lì. Le foto più ravvicinate cercherò di farle a 150, sempre se ho situazioni di cani molto molto vicini. E gli ISO sono 800 ISO per avere appunto questi tempi di scatto molto veloci, quindi una prova molto pratica, specializzata, ideale per chi fa fotografia naturalistica, ma soprattutto credo per chi fa fotografia sportiva. Ci sono anche loro due? Sì. Io. Quindi per chi fa fotografia sportiva, fotografia naturalistica o comunque per chi deve fotografare soggetti in movimento che hanno delle distanze notevolmente variabili è utile avere ben in mente il significato e la funzione di questo cursore che regola la velocità dell'autofocus. È possibile impostarlo in modalità full, quindi mettere a fuoco dalla minima distanza di messa a fuoco fino all'infinito chiaramente, o in altre due distanze, due range da 2 metri 2 a 10 metri o da 10 metri all'infinito, dove aumenta la velocità di messa a fuoco andando a lavorare chiaramente soltanto su due distanze ben definite. Attenzione, perché se impostate dai 10 metri all'infinito, chiaramente quello che è al di sotto dei 10 metri non viene messo a fuoco. Attenzione, se avete dei soggetti che davvero possono arrivare molto vicini alla fotocamera, ricordatevi magari di sacrificare un po' la velocità di messa a fuoco impostando il cursore su full. Il Tamron 150-600, malgrado le dimensioni, è davvero molto molto maneggevole e alla fine non pesa neanche tantissimo. Come vedete questa è la sua lunghezza a 150 mm di lunghezza focale. Adesso lo portiamo a 600, ok, c'è il paraluce, ma voilà. Come vedete anche 600 mm non è lunghissimo, non è tremendamente ingombrante. È davvero molto molto maneggevole, si impugna molto bene, si zooma anche molto bene, molto comoda la ghiera per la zoomata e anche la ghiera per la messa a fuoco manuale. È davvero molto molto ben fatto, molto ben costruito e si usa che è un piacere.